Ed ora la vita di fabbrica raccontata nello spettacolo a est del fiume Lambro. Per loro il glorioso quinto reparto aeronautico è già roba del passato. C'era una volta la fabbrica, a Sesto San Giovanni lavoravano in 80.000. Nel dopoguerra la crisi, per cercare di salvare la Breda dal fallimento, gli operai di notte costruiscono un quadrimotore, il BZ-308, lo Zapata dal nome del progettista. Lo Zapata ci porterà lontano, più veloce del Constellation americano. Ma in quella stagione gli Stati Uniti finanziano l'Italia con il piano Marshall e quell'aereo è un concorrente del Constellation. La produzione viene bloccata, gli operai non mollano, terminano l'aereo, lo fanno volare, portano in giro la Carlinga per la città inutilmente. Ad est del fiume Lambro, allo spazio 1000, nell'ex Breda di Sesto, racconta da quei giorni ad oggi sei storie di operai, la disoccupazione e il precariato. E così in linea siamo rimaste noi 11 donne. 11. Ma assunte assunte, duma quater, quattro di cui due a mezza giornata, che l'altra mezza in nero. Io tutta in nero, a me nessuno mi ha mai assunta. La vergogna delle morti bianche. Insieme ad alcuni compagni siamo stati costretti a portare il suo corpo altrove. In una discarica. Amore contrastato tra l'operaio comunista e l'operaia democristiana, scritto da Emilio Russo, regia di Marco Balbi, ottimo il cast. Storia di uomini quando essere un operaio della Breda era motivo d'orgoglio, la coscienza di classe, d'essere importante per il proprio paese.